Johnny Wilkinson nel 2003 ha superato in popolarità in Inghilterra David Beckham. Non poteva che essere così, visto che con i suoi piedi ha portato la Coppa del Mondo all'Inghilterra. Calcia di sinistro e di destro con praticamente identica precisione. È la stella in campo, ma è la stella amata anche dai compagni, perché non demanda le proprie responsabilità. Grande spirito di competizione, ma anche grande umiltà, le caratteristiche di Wilkinson. E Wilkinson proprio per questo è un punto di riferimento per tutti i giovani inglesi e non, per tutti i ragazzi che amano il grande rugby in tutto il mondo. Johnny Wilkinson abbiamo imparato a conoscerlo come giocatore, in questo DVD lo conosceremo anche nel privato. Buona visione! C'è stato un cambiamento fondamentale 5 anni e mezzo fa, o 6, non so, quando sono andato da un capo all'altro del paese, da un estremo all'altro, dovrei dire. Ho lasciato la scuola, casa, e sono venuto qui. La prima cosa che mi ha colpito è che non capivo la gente, e questo è stato un ostacolo davvero grande perché mi ha fatto sentire ancora più nostalgia di casa. Poi però mi sono abituato e ho scoperto che le persone di Newcastle erano molto aperte. Benvenuti alla cerimonia di assegnazione dei premi Internazioni IRPA per giocatori di rugby del 2002. Ti diverti? Per quanto ci si possa divertire in occasioni del genere. E le telecamere? No, non le sopporto. Proprio ora ce n'è una gigante alle mie spalle. E il vincitore dell'edizione 2002 del premio IRPA Zurigo come giocatore internazionale di rugby dell'anno è Johnny Wilkinson. Ero seduto vicino ai tuoi genitori stasera e ho cercato di farmi dire il nome del tuo orsacchiotto, perché pensavo che almeno sarei riuscito a imbarazzarti, ma non ci crederete, Johnny Wilkinson non ha un orsacchiotto. Il tuo giocatore preferito? Johnny Wilkinson. Perché? Perché è bellissimo e poi è anche un ottimo giocatore. È il mediano d'apertura dell'Inghilterra, è uno dei migliori del mondo, se non il migliore. Ammiriamo il suo talento sportivo. Sembra un giocatore molto bravo e devo dire che ha proprio delle belle gambe. Penso che sia eccezionale, molto abile a calciare la palla, uno dei migliori. Mentirei se non dicessi che è anche molto bello. Oh, mi piace come gioca al rugby, specialmente quando calcia la palla, è bravissimo. Thank you. It's a wrap. Quando torno a casa, beh, sono a casa, punto e basta. Non devono esserci altre distrazioni, rumori o cose del genere. Voglio fare quello che mi va di fare. Ho bisogno di quel tempo per rilassarmi, altrimenti credo che finirei per avere un esaurimento. Ecco dove sei nato. Va bene, no? Niente male. Problemi a rilassarti qui? Assolutamente. Di solito c'è vento, ma hai scelto un giorno fantastico.
A mio padre piace uscire e andare sul prato, quindi lo trovate in ordine. La casa è piena di divise da rugby. E i tuoi vecchi amici ti vengono a trovare? È difficile quando torno a casa. Il fatto è che di solito la gente è libero il fine settimana, ma è proprio in quel momento che io sono più impegnato e quindi è impossibile trascorrere tempo con gli altri quando si è impegnati in altre cose. Comunque, sì, vengono persone della squadra. Alcuni amano venirmi a trovare e magari passare un po' di tempo qui, stare con noi un paio di giorni, fare una vita un po' diversa. E vengono qui a perdere un po' di tempo. Vieni, entra. La prima volta che l'ho conosciuto è stato tramite Steve Bates, quando Steve insegnava al Lord Wandsworth College e giocavamo insieme nei Wasps. Parlo dei tempi in cui Steve Bates, Dean Ryan e io giocavamo nei Wasps come 8, 9 e 10. Johnny avrà avuto, non so, 15 anni a quell'epoca. Insegnavo al Lord Wandsworth College. Cominciai al sesto anno. Credo sia stato il settembre 1995. Fu 8 o 9 anni fa che Steve lo portò alla nostra attenzione. Ci disse che c'era questo ragazzo a scuola piuttosto bravo e che pensava che avrebbe potuto sfondare. E fu quello il momento in cui cominciamo a mettere i nostri occhi su di lui. Questo è quello che ho sempre sognato fare, al di fuori dello sport. Non credo che ci siano altre cose in cui sarei stato bravo, in quanto a capacità. Non so se saprei fare altro. Questo è quello che ho sempre voluto fare. Solo così sono felice. Quello che ho sempre voluto era fare qualcosa di dinamico in un contesto divertente. E devo dire che ogni volta che esco dall'ambiente sportivo sono esattamente le volte in cui mi annoio. La nostra famiglia è un po' un clan a quattro, con Johnny, io, mamma e papà. Siamo molto uniti, i nostri genitori sono sempre stati amici più che genitori e andiamo molto d'accordo, parliamo di tutto. Ci sono poche cose di cui non parliamo e quello di cui non parliamo sono semplicemente cose di cui non parleremo comunque. Arrivò qui direttamente da scuola e fino a quel punto la sua era stata una vita, diciamo, protetta. La prima volta che andò al supermercato, ad esempio, ci chiamò da lì dicendo che si era portato il suo libretto degli assegni perché aveva appena aperto il suo conto in banca e voleva sapere se aveva bisogno del passaporto. Insomma, cose del genere. E pensai, cielo, che madre devo essere se pensa che gli serve il passaporto al supermercato? Un esempio classico di come Johnny riguarda un gioco per il computer. Aveva speso un sacco di tempo per capire quali mosse fare e come vincere le partite. Invece il mio trucco fu quello di tirargli la palla, prenderlo a pugni, riprendermi la palla e andare avanti con l'avversario successivo. Alla fine, facendo così, vinsi io. Allora lui prese, andò alla fine del giardino e si mise a sedere accanto alla pianta di rabarbaro con un muso lungo per un'ora e mezza. Da quel giorno decidemmo di non sfidarci mai più e di assicurarci di essere sempre nella stessa squadra. Sono sempre stati bravi con la palla. Appena prendevano una mazza o davano un calcio a un pallone, li lasciavamo fare. Gli abbiamo lasciato tutti gli spazi possibili per sfogarsi. La prima volta che incontrai Johnny fu al Farnham Rugby Club, quando aveva meno di 8 anni. Aveva visioni, ottime mani, un buon giocatore a tutto tondo. Quando non c'era lui, gli altri perdevano la speranza, pensavano che avrebbero perso, perché lui era fonte di ispirazione per loro. A volte, quando veniva al club per allenarsi da solo, magari veniva Sparks, suo fratello, o Phil, suo padre, e stavano per ore e ore ad allenarsi. Si può avere tutto il talento che vuoi, ma se non sei pronto a lavorare e sviluppare quel talento che possiedi, non arriverai mai al vertice. Ci sono un sacco di ricordi di Johnny al club, foto, e tutti hanno visto i filmini che avevamo girato in passato. Abbiamo girato un sacco di video di quando i ragazzi come Johnny giocavano a Twickenham. Occasioni speciali per il club e per i ragazzi che presero parte alle partite.
La prima volta che incontrai Johnny ero un insegnante, lui aveva circa 12 anni se non sbaglio. Lo allenai nel rugby per 2 anni. Calciavamo insieme, in genere nelle pause pranzo o dopo la scuola, giusto per esercitarci. Un giorno decise di fare una gara e devo dire che mi diede una batosta. A quel punto mi chiese se volevamo fare una gara anche col sinistro e io col sinistro non ero assolutamente capace a calciare. Allora mi girai e gli chiesi perché volesse fare una gara col sinistro e solo allora mi disse che era mancino. Aveva forse 14 anni quando scrisse un piccolo mission statement, il suo obiettivo, diventare il miglior mediano del mondo. Vado a vedere le partite di mio fratello e lui viene a vedere le mie. Questo è fantastico. Papà si occupa di entrambi. Sì, è strano come sono andate le cose sin dall'inizio e poi come siamo finiti qui e il fatto che continuiamo a fare quello che facevamo 20 anni fa. È bello. Quelle sono soprattutto divise della nazionale, poi cose dei Lions e roba del genere. Quelle scatole invece sono piene di completi dell'Inghilterra. Di tutta la squadra? No, 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 solo miei. Magliette e quella roba sono solo calzoncini. E poi cose pazze, tipo queste enormi giacche a vento con scritto Inghilterra dietro. Che io, ovviamente, non mi metterei nemmeno morto. Non indosserei mai una cosa del genere. E l'ho anche detto. L'impressione predominante che ebbi quando incontrai Johnny fu la sua passione per lo sport. Beh, lui avrebbe potuto fare un sacco di cose, praticare vari sport. Era molto bravo, ma il rugby era la sua vera passione. E lui ci lavorò a fondo all'inizio della sua carriera. Credo che, ovviamente, ci sono delle differenze, anche perché fisicamente è diventato un'altra persona. Da piccolo era abbastanza longilineo e oggi, beh, fisicamente può competere con chiunque. All'epoca era molto volenteroso e quella è una caratteristica che ha mantenuto. Amava gli allenamenti, praticava qualsiasi sport a quell'epoca e continua ancora oggi. Se non sbaglio, quando arrivai, venni a sapere che aveva una chiave della palestra in modo che potesse andare e praticare quello che voleva, quando voleva. Andiamo. È l'attrezzo giusto per Johnny. Ha un torso forte, una parte superiore del corpo resistente e poi riesce ad avere una visione di gioco eccellente. John è tranquillo, calmo e pacato. Un bravo ragazzo. A quel livello si tratta di vincere o perdere. A livelli inferiori si tratta di decidere se affrontare o meno un progetto scolastico, ma a quel livello non si può. Bisogna ottenere il meglio da quei ragazzi. Blackie era lì il primo giorno che arrivai a Newcastle. Lo conobbi appena entrai. Diciamo che per gli allenamenti mi prese sotto la sua ala protettiva. Mi disse, quando vuoi che io mi alleni con te, ti darò il massimo. Lui era sempre lì. Io non credevo ai miei occhi. Andavo a casa sua, mi allenavo con lui per 45 minuti e me ne andavo 2 ore e mezzo dopo. Parlavo con lui di qualsiasi cosa. Questo ha poco a che fare con il rugby. Ok, John. Una ripetizione, bene, aggressivo. Vuole essere il miglior giocatore del mondo, il miglior giocatore mai esistito nella sua posizione e credo che lo ammetta piuttosto apertamente. Direi che è questo che lo motiva, che lo spinge a lavorare costantemente, a superare i limiti e non credo che sia poi troppo lontano dall'obiettivo che si è prefissato, ma è qualcosa a cui deve continuare a lavorare, deve cercare di continuare a migliorarsi lungo tutta la sua carriera. Ricordate che ha solo poco più di 20 anni e quindi non raggiungerà l'apice prima dei 30. Giusto una vibrazione. Elvis usava le gambe. Così. Esatto, così. Spingi in su. Su, su. È il peggiore. Bene. Posala pure.
Per quanto riguarda il lavoro di Blackie, tutti pensano che lui sia il preparatore atletico, ma in pratica lui era stato chiamato per creare un ambiente vincente. Quindi qualsiasi cosa rientri in questo obiettivo fa parte del suo lavoro. Ha un carattere di quelli con cui tutti vanno d'accordo ed è molto abile nel capire cos'è che fa funzionare meglio le persone, cos'è che le motiva. E poi se qualcuno ha bisogno di un piccolo, insomma, di un tocco amichevole, di una chiacchierata o cose del genere, allora lui va e lo fa. Che c'era? Era con te? A dire il vero, facendo i seri per un minuto, sono davvero importanti l'uno per l'altro. Sparks è appena entrato nel team dei Falcons e farà strada. Non lo voglio mettere in imbarazzo, ma so per certo che farà strada, perché ha stoffa. Vede, ha trascorso gli ultimi anni a sostenere questo ragazzo come... insomma... lo ha aiutato tantissimo. Per me è molto entusiasmante allenarli e vederli che si allenano insieme. Mi piace pensare che entrambi i talenti possano essere utilizzati allo stesso tempo. Sono andato al Tour dei Lions con lui e mi sono reso conto che questa persona era la famiglia e tutto il resto. Era la ragione per la quale mi trovavo in quel posto. È così. Non credo che riuscirò mai a spiegare quanto sia stato importante per la mia carriera, quanto l'abbia influenzata. L'unico appunto che ho da fargli è ovviamente il suo atteggiamento. A parte questo, è tutto a posto. Voglio dire, si allena 23 ore al giorno. In quell'ora che rimane non so cosa faccia. E se riesce a impegnarsi anche in quell'ora, direi che ci sono buone possibilità. Non se la cava male per i suoi 14 anni. Questo è il campo. Un buon campo. Sì, è un campo PGA. Per questo è straordinario essere qui, avere la possibilità di andare in giro. Anche se, a dire il vero, non sono sicuro di essere autorizzato, ma il tee off è qui, dove c'è quella buca. Ci sono persone che continuamente mandano a finire le palle in quella parte del nostro giardino. Almeno non ne devi comprare. No, infatti non ne compriamo mai. Ne abbiamo trovate un paio a pochi metri dalle finestre. Ma in realtà bisogna colpire piuttosto male per far finire la palla qui. Sembra quasi fatto apposta. Magari qualcuno sa che quella è casa mia e forse provano... Se gioca a golf, le possibilità che riesca a giocare tutte le buche con un'unica pallina sono praticamente inesistenti, perché se fa un tiro di cui non è soddisfatto, allora improvvisamente dalla sua tasca escono 4 o 5 palline, continuerà a ripetere il tiro dallo stesso punto e poi comincerà a controllare tutto, dal terreno alle persone che si avvicinano. Ma semplicemente perché non accetta di aver fatto un brutto tiro, continuerà a giocare anche quando la maggior parte degli altri giocatori sono praticamente pronti e si muovono verso la buca successiva. Mentre lui continuerà a guardare, mettere a posto, sistemare, come fa quando calcia. Il suo motto è un altro paio, sempre. Un altro paio di calci, un altro. Ok, andiamo, un altro. E continua, continua. Quindi il suo un altro può andare avanti per 30, 40 tiri, o 20 scambi sul tavolo da ping pong di sotto, o sul campo da golf, fino a che non finisce le palline che ha nella sacca. Until he runs out of balls from his bag. La sua determinazione, il suo amore per il gioco e l'allenamento significano, anche se è comunque un ragazzo che si impegna a fondo, che in realtà lui si diverte, perché gli piace quello che fa. Si impegna in modo straordinario, su questo non c'è dubbio, più di chiunque altro abbia mai visto. A volte il divertimento sta nell'essere lì, in quel momento. Sta nel calciare la palla e osservarla mentre segue la sua traiettoria. È la soddisfazione e la gioia di essere lì in quel momento. A volte gli allenamenti sono molto duri, ma so che devo andare avanti, sia che piova o che ci sia un vento così forte che non si riesce nemmeno a tenere fermo il pallone. La soddisfazione e la gioia vengono dal fatto che poi una volta a casa si può essere contenti di aver resistito. In realtà non mi chiedo mai perché lo faccio, per me è semplicemente naturale. Il mio pensiero fondamentale è raggiungere degli obiettivi nella vita attraverso lo sport. E quindi so che quelli sono i sacrifici che mi aspettano. Non mi sono mai fermato a pensare, ma devo proprio farlo?
Quando finisce un allenamento è un po' come comincio a raccogliere le palle quando voglio farlo. Non mi chiedo mai se ho effettivamente bisogno di farlo. Che cosa ottengo da questo? So che è sempre stato così. Era così fin da quando ero piccolo. È semplice. Sembra quasi che io sia nato con queste idee. A volte quello che mi spinge a continuare è la paura di giocare male. E poi c'è... Inquadra questo, Guarda. È molto... molto interessante. Sì, va alla grande. Purtroppo ne sono rimasti pochi, ma... chissà, devono essere andati persi. Ecco del materiale perfetto per un'asta di beneficenza. No, non sono da beneficenza, sono cose troppo preziose. Non riesco a pensarla diversamente. Non posso scendere in campo se sento di non essere preparato. È qualcosa di semplicemente inaccettabile per me, qualcosa che non posso proprio fare. Farei dei sacrifici, andrei ad allenarmi per 2 ore di notte o cose del genere per prepararmi a una partita. Queste sono le cose giuste da fare, secondo me. Mettiamo che i ragazzi abbiano organizzato un'uscita al cinema per quella sera. Diciamo che l'appuntamento è alle 7 al Warner Center o cose del genere. Beh, se non ha calciato bene non va all'appuntamento e rimarrà ad allenarsi fino alle 8:30. Non lo sentirete dire ora devo smettere che devo andare al cinema. Piuttosto dirà non vado al cinema visto che non sto calciando bene. Questo fa parte della sua preparazione mentale. Un calcio oggi vale 3 punti e la differenza tra una vittoria e una sconfitta passa per la larghezza tra i pali. Dovrò sistemare qui prima o poi. Questa è la famigerata sala del materiale da rugby. Scommetto che metti sempre le stesse scarpe. Sì, sì, è vero. Con queste mi trovo molto bene al momento. Queste sono le mie. Le tue preferite? Sì, sì, si stanno consumando parecchio. Queste sono nuove. Sono sporchissime. Ne ho altre qua giù, in realtà. Molte di queste scarpe sono strane. Io le ho prese più che altro per curiosità. Questa è la scusa che ho riguardo ad alcune delle cose che ho qui sotto. Ma credo che non le metterò mai. Anche queste scarpe da golf con questo ridicolo ricamo sono strane. Credo proprio che lo coprirò con del nastro adesivo. Per come ho giocato recentemente non ne ho bisogno. È un modo per dire alla gente chi sono quando non voglio essere conosciuto. Dave è una sorta di guru per Johnny. Abbiamo fatto degli allenamenti a Bristol e sono stati eccezionali. Johnny si è reso conto del lavoro che doveva fare per essere in grado di calciare. Dave ha totalmente rivoluzionato il suo modo di calciare. Johnny è ambidestro e quindi non ha in effetti un piede migliore dell'altro. Ovviamente può calciare solo con un piede, perché sarebbe troppo chiedergli di farlo con entrambi. Non sorprende che sia ai vertici del gioco. Voglio dire, è normale che sia un giocatore di livello mondiale e forse è per questo che non ci sono tanti giocatori in giro che siano effettivamente di quel livello, perché non tutti mettono l'impegno che ci mette lui in termini di concentrazione sulla partita, sulla propria prestazione e su tutti i vari aspetti. Uno dei suoi maggiori punti di forza è la sua intensità, la sua concentrazione, la sua ossessione per il rugby. E credo che sia questa la ragione per cui è così bravo. Ma allo stesso tempo credo che abbia bisogno di imparare che arriva un momento in cui si dice «Ok, ora voglio fare qualcos'altro. Chiudo e mi scarico in un altro modo. Ora mi dedico a qualcosa di completamente diverso dal rugby. Che so, donne, bevute o rock and roll». Questa è la sala della musica.
Ma sostanzialmente è un ripostiglio. Chi suona la batteria? Sparks. E tu suoni la chitarra? Ci sto pensando. Potrebbe essere la mia valvola di sfogo. Ho seguito qualche lezione. Sto pensando di dedicarmici di più per competere con la chitarra di Johnny. Perché Johnny prende lezioni di chitarra? Beh, sì, ha cominciato da quando gli ho regalato la chitarra per Natale. E non credo che lo vedremo in concerto come cantante pop, ma credo che se si mette in testa di fare qualcosa non sia contenta di essere bravino. Vorrà diventare bravo. E allora a quel punto potrà cominciare a sentirsi un po' più a suo agio, diciamo. Questo è l'ufficio di mio padre, dove viene a lavorare e si occupa delle mie cose. Si prende cura di me, è organizzatissimo. Com'è nata la vostra collaborazione? Gli hai chiesto tu di darti una mano o è stato lui a proporsi? Ma è successo tutto molto in fretta. Io devo aver detto che mi sarebbe piaciuto che lui lo facesse. Ero lontano da casa e all'improvviso ero stato sommerso da un sacco di cose. Erano troppe per riuscire a gestirle. È molto richiesto, quindi la maggior parte del mio lavoro consiste nell'assicurarmi che gli impegni non vadano a sovrapporsi con quelli del rugby. Sapete che lavora molto con Rob Andrews e quindi per larga parte del mio tempo cerco di fare in modo che i suoi impegni non vadano a interferire con il rugby. Ne parlo con mio padre per vedere se è il caso di accettare altri impegni. Penso sempre ai servizi fotografici, ad esempio. Se ritengo che quella settimana debba allenarmi di più sui calci, magari perché non mi sento bene o perché la settimana non è andata come doveva, bisogna eliminare qualcosa. E quel qualcosa è sempre il servizio di foto. La regola per me è che nulla deve interferire con il rugby. Questi li hai fatti tu? 50 anni fa, o giù di lì. Quindi sono veri? Sì, sono veri. Ma magari sono anche più vecchi. Forse inizio Novecento. Che cos'è? Sinceramente non credo che riuscirei a infilare le dita dei piedi qui dentro. Incredibile. Penso che avrei smesso se avessi dovuto indossare scarpe del genere. Che dolore. Sai che assomigli un po' a Guy Ritchie? È una cosa buona o no? Beh, è sposato con Madonna, quindi... Non è qualcosa che mi interessi molto. Non do importanza a questi aspetti. Credo che l'obiettivo all'epoca fosse sempre stato quello di incoraggiarlo a venire per giocare nei Wasps, perché era lì che giocavamo. Poi, quando lo sport è diventato professionistico e quindi è stato stravolto, io andai in Newcastle e Steve e Dean furono le prime persone a venire con me. E decidemmo, per il bene di tutti, che Johnny sarebbe venuto con noi, perché lo avremmo voluto nella squadra di Newcastle, piuttosto che da altre parti. All'inizio della carriera di Johnny, Rob Andrew fu prudente e attento a non inserirlo troppo rapidamente nella prima squadra. Quando era a Newcastle con i Falcons, durante la stagione 97-98, Johnny passava la maggior parte del tempo sugli spalti a guardare le partite. Quando gli capitava di giocare, lo faceva solitamente nel ruolo di tre quarti centro. Un pallone controllato dal Newcastle. La ripartenza per Andrew, quindi Wilkinson, il cambio di passo, il buco trovato, il sostegno arriva di Maylor, poi ancora la possibilità di avanzare con Pat Lam, poi di nuovo Lam, il raccoglie vai di Arnell che schiaccia in meta. Ottima verticalizzazione del Newcastle sull'iniziativa di Wilkinson, da Armstrong a... Il pallone è fuori per Andrew e quindi Wilkinson uno contro uno siede il diretto avversario con una cadras vecchia maniera all'esterno, punta il piede, guarda da questa angolazione, tan tan, e lo lascia seduto e poi è tutto in verticale perché il sostegno è di Maylor, poi Pat Lam, le terze linee che si congiungono, da Pat Lam ancora Richard Arnold per la meta. Belongs to Wilkinson.
La curiosità attorno al pupillo di Rob Andrew era notevole quando Johnny fece il primo esordio contro l'Irlanda nell'aprile del 1998, ma da quel momento in poi giocò poco ad alto livello. La prima partita con la maglia inglese arrivò in occasione della famosa sconfitta per 76-0 contro l'Australia nel terribile tour del giugno 1998. Ma malgrado quel contrattempo, Johnny venne presto riconosciuto come giovane giocatore di talento in tutto il paese e Rob Andrew gli affidò la maglia numero 10 del Newcastle. And looking to oust Rob Andrew from the Newcastle number 10 slot. And the winner, surprise, surprise. E il vincitore è, sorpresa, sorpresa, Johnny Wilkinson. Abbiamo chiarito che Johnny tornerà a giocare nella prossima stagione dopo la Coppa del Mondo. È un trequarti interno, vuole essere un trequarti interno. Lo abbiamo tenuto in questo ruolo per l'intera stagione e non solo ha giocato benissimo con noi, ma ha fatto lo stesso con la squadra nazionale. Diciamo che è senz'altro il nostro trequarti interno e io mi metterò da parte non appena tornerà. Rimessa laterale per Newcastle al fondo della rimessa, Armstrong per Wilkinson, il lungo passaggio a Leslie, il cambio di direzione all'interno, facile facile, il suo sostegno tira male all'esterno, ma il cambio di Leslie verso l'interno in meta sull'ottimo servizio di Wilkinson. Il pallone è controllato, ma guardate, splendido il passaggio lungo a sinistra e il cambio d'angolo di Leslie con il sostegno ancora di Twigemala e la meta. Pur non essendo stato convocato per i quarti di finale della Coppa del Mondo contro il Sudafrica, Johnny si è affermato da subito come tre quarti e inoltre, per quanto incredibile, durante il Sei Nazioni del 2001 aveva eguagliato il record di punti realizzati da Rob Andrew per l'Inghilterra. Calcio importante per Johnny Wilkinson, l'opportunità di superare i 396 punti di Rob Andrew, miglior marcatore dell'Inghilterra, Johnny Wilkinson, con questo calcio di punizione, miglior marcatore di tutti i tempi. And the pupil has turned into the master in a way, because Rob Andrew, his total of 396 points has been overhauled. Ora Wilkinson c'entra i pali. And to keep the record theme going, Johnny Wilkinson now has most points in a championship season. È risaputo che Johnny ha l'abitudine di placare avversari di stazza superiore alla sua. Ma non ci sono solo i suoi placcaggi e i suoi calci. La partita che più di ogni altra mostra come il gioco di Johnny si è evoluto nel suo insieme è quella che nel 2002 ha dato all'Inghilterra la vittoria sull'Irlanda. Six Nations clash with Ireland. Steve Thompson, the new man for England at number two. Rimessa laterale, porcata, poi Rowntree a recuperare il pallone per l'Inghilterra. Brecken per Wilkinson, il cambio del fronte di attacco, trova il varco, Johnny Wilkinson, passe aperto per lui, naviga. Il sostegno poi ancora di Brecken. Poi Wilkinson, il calcetto. Rimessa laterale, Thompson in fondo, nel back che recupera per Brecken. Wilkinson dentro e poi riesce a prendere la velocità, lo splendido finger pass per Greenwood e poi Ben Kay a portare avanti il gioco. Rowntree. Brecken, Johnny Wilkinson ancora a cambiare sotto la pressione, il fronte di attacco, trova il varco, il riciclo per il sostegno di Neil Beck. Quindi ancora Jason Robinson per Cohen, spazio aperto per lui, un avversario alla meta. Brecken per Greenwood, il salto per Kay, Thompson all'ala, fa sponda per Wilkinson, splendidamente il sostegno, Wilkinson in mezzo ai pali. E ancora Thompson che segnala proprio la strada da prendere a Johnny Wilkinson. Wilkinson non ne avrebbe bisogno, va a schiacciare in mezzo ai pali. Ancora Brecken per il capitano Martin Wilkinson. Wilkinson. Passa a placcaggi così con la Brecken.
per Wilkinson, usa il piede, delizioso per Ealy, lo mette nello spazio, Ealy è solo, due su di lui, poi si scontrano e arriva fine in meta. Il calcio di punizione dall'angolo e c'è, senza pietà, Wilkinson. Thompson a giocare rapidamente, Vickery ha visto il buco e l'ha aperto proprio. Brecken per Wilkinson, la sponda, splendido per mettere e Benchè vai il cavallone, buco. galoppa e schiaccia in meta. Greenwood quasi intercetto, recupera Johnny Wilkinson, va a terra, ancora a recuperare da questo lato. Martin Johnson per Wilkinson, no, raddrizza improvvisamente, entra nel splendido buco, riciclo veloce offload per Ealy che poi regala la meta a Greenwood. La disponibilità di Wilkinson, le mani alte, cerca il sostegno. Ed esce con l'ovazione di Twickenham a pochi minuti al termine. 45 Inghilterra, 11 Irlanda, Johnny Wilkinson. Man of the match, standing ovation. Johnny Wilkinson. Ma non ci sono stati solo successi e record battuti. L'inattesa sconfitta del 2002 contro la Francia a Parigi riapre il dibattito sull'abilità dell'Inghilterra di vincere le partite che contano. Ma Johnny e l'Inghilterra hanno la possibilità di riscattarsi con le partite dell'autunno internazionale. Questa serie di incontri è diventata parte integrante del calendario inglese. Dà la possibilità a ciascun giocatore inglese di misurare le proprie capacità e il proprio impegno rispetto alla controparte dell'emisfero sud. La prima partita della serie 2002, 31-28 contro la Nuova Zelanda, ha dato prova di non essere un'eccezione. Subito un'opportunità per l'Inghilterra con Johnny Wilkinson per aprire le marcature contro gli All Blacks. Situazione non difficile, soprattutto perché è Wilkinson che calcia e c'entra i pali. He never wants plaudits, he just wants points. And there's three more to the ever-growing international tally for Johnny Wilkinson and England lead. 3-0. Preciso il piede di Johnny Wilkinson. L'attacco di Wilkinson dal lato chiuso, il passaggio in mezzo a due uomini, il sostegno di Moody. Bravissimo qui Wilkinson a passare in mezzo alla rete degli avanti neozelandesi e poi a cercare il mantenimento di palla e il sostegno di Moody. Inghilterra con il pack, la possibilità di aprire per Wilkinson, il drop splendido. Simpson Daniel, 3 contro 3, lato chiuso, Wilkinson inginocchia l'avversario, assorbe l'Omu e manda Moody oltre la linea di meta, niente a fare per Olit in copertura. 3 contro 3, ma splendido lavoro di gambe di Wilkinson. Simpson Daniel molto bene, ma Wilkinson siede il suo avversario, va da l'Omu, dà la palla a Moody, meta. That is brilliant work from the England backs. Advantage here to England. C'è il vantaggio per l'Inghilterra, Wilkinson. Vede un varco, scavalca la linea di difesa e la possibilità di marcare la meta. Johnny Wilkinson, invenzione. Furbo! Come non mai. Johnny Wilkinson che ha inventato praticamente questa meta. Situazione è rotta e allora su, scavalca la linea di difesa, piede a martello, meta. Super take and the conversion to come. What a start, la trasformazione. Brilliant. Look at that. Guarda che bello il calcetto a scavalcare. In una partita come quella vinta per 32-31 contro l'Australia, Johnny fa la differenza tra due squadre di pari valore. Johnny Wilkinson per allungare per l'Inghilterra.
Dalla lunga distanza c'entra i pali. And if sides give penalties away, that is how to hurt them. Ancora al piede di Wilkinson, affidata la possibilità di recupero. Yes. Ancora Wilkinson, 22-31. Può portarsi sotto break. E c'è. 25 punti. Recupero dell'Inghilterra per il piede di Wilkinson. Sai, Antonio, è due squadre forti con un Wilkinson a fare la differenza. Se l'ultima partita della serie 50-0 contro i sudafricani non è stata la migliore giocata da Johnny, dimostra chiaramente il peso di essere percepito come l'ago della bilancia della squadra. Il pallone per Johnny Wilkinson, il calcio e il placcaggio in ritardo di Labus Cagne. Wilkinson a terra, vediamo la decisione di Paddy O'Brien, l'arbitro neozelandese. È cartellino rosso. Ale 14 in Sudafrica. Sent off for the dangerous. Intimidazione nei confronti di Wilkinson che costa cara alla Buscagne. Con ancora quasi 60 minuti da giocare, si fa dura per il Sudafrica. Non solo è in ritardo, ma è anche un placcaggio portato con la spalla chiusa. Quindi non con il braccio aperto come chiede il regolamento, ma è una spalla a cuneo e questo è gioco pericoloso. Se da un lato le partite della campagna d'autunno sono un grande contenitore che mostra cos'è il rugby a livello mondiale, dall'altro il Sei Nazioni è il più grande terreno di confronto tra le squadre europee e il Grande Slam è il premio più ambito. Nel 2003 il test più difficile fu quello contro i francesi. E non poteva che essere il piede di Wilkinson ad aprire le marcature. 3-0 dopo 14 minuti di gioco per l'Inghilterra. Splendido. Palo e dentro. O meglio, traversa. 6-7. C'è! E l'Inghilterra è nuovamente in vantaggio. 9-7, Wilkinson. Sempre Wilkinson per allungare il passo sulla Francia. Johnny Wilkinson, all of 23 years old, is above 600 points in international rugby. Amazing. Play on, says the referee. Looked like a drop ball by England. Ora l'Inghilterra per Wilkinson, il drop. 25-7. Se pensi che sono più di 600 punti segnati in livello internazionale. Victory in Cardiff. E la prossima è la vittoria sul Galles, ecco qui. Primo calcio per il 3-3. Impreciso. Doing what Johnny Wilkinson does ever so well. England go from all that way back in the defense of Marshall. Rimessa laterale di Thompson per Martin Johnson. Johnson with the win. Wilkinson. Dall'aglio Wilkinson ancora a fare il loop. Greenwood raddrizza, entra nei 22 metri, mette la palla a disposizione. E c'è il vantaggio per l'Inghilterra. Gioca ancora. Attenzione, il drop. Meraviglioso. Johnny Wilkinson. Wonderful drop goal by Johnny Wilkinson. England take the lead. Well, what can you say? Si schiera dal lato chiuso, vedi come giocare una parte chiusa, ma poi bloccandosi al piede sulla al pallone sul piede forte. Lawrence Dall'Aglio. Dall'Aglio per Wilkinson, il lungo passaggio per Greenwood. Thompson a fare il nuovo setup per l'attacco successivo, poco fuori dai 22 metri. Cranking up their gears. C'è ancora il vantaggio. C'è ancora il vantaggio e c'è ancora il drop di Johnny Wilkinson.
ne mette un altro. È simile l'azione, gli avanti inglesi sempre a fare le due fonti, due fronti d'attacco, il lato chiuso, si mette lì Wilkinson, ma si blocca nuovamente e usa il sinistro, meravigliosamente da una posizione azzerata dove non c'è la pressione dei gallesi. Non è un segreto che Johnny voglia diventare un giorno capitano della nazionale, un desiderio che si avvererà nell'incontro con l'Italia. Si comincia ed è il match contro l'Italia. Pallone recuperato dagli inglesi e Wilkinson capitano. Lusi a recuperare la posizione, poi a rimettere il pallone a disposizione. Ancora Wilkinson, Kay a creare il nuovo setup. Ancora Wilkinson a usare il piede questa volta. Pallone recuperato però dagli azzurri, messo a disposizione. Troncon dalla base. Attenzione, Lusi a recuperare palla. E allora il contrattacco. Simpson Daniel, Lawrence Dall'Aglio. Non c'è spazio, lo squeeze ball di Lawrence Dall'Aglio. Il pallone a disposizione, il calcio di punizione. Wilkinson lascia, il capitano dell'Inghilterra sul 33-0. Anche infortunato, parzialmente lascia e Hodgson prende il suo posto. Standing ovation per lui. Dopo la partita con l'Italia, li attende la Scozia. Johnny Wilkinson. Ancora il suo piede per il 6-0. Sempre il piede di Wilkinson. Poi il 31 marzo la partita che decide il Grande Slam contro l'Irlanda. E ci siamo. È la partita che decide le sorti di questo sei nazioni. Humphrey all'inizio. Chi vince realizza il Grande Slam anche tra Irlanda e Inghilterra. Il primo pallone per Wilkinson verso la rimessa laterale, trovata. Jordan Murphy watches it go into touch. Peter Stringer to Humphreys. Muove la palla l'Irlanda al largo direttamente per Murphy. Murphy, il 2 contro 1, il 2 contro 1. Ignora Hickey, va per dritto per dritto, ma Wilkinson lo placca con determinazione. Pallone ancora irlandese, Humphrey, un setup centrale, portano il pallone fuori nuovamente sugli avanti gli irlandesi. Stringer per Humphreys, O'Driscoll, il cambio del fronte di attacco, niente da fare, nuovo setup per l'Irlanda, resiste la difesa inglese. Humphreys a rimandare ancora dentro Foley. Shane Byrne, Stringer. Stringer di nuovo. Fermato. Wilkinson a ricacciare indietro l'Irlanda. Stringer, la pressione inglese, il pallone che viene perso e recuperato quindi dall'Inghilterra. Grande azione difensiva. Here's the start. Questo è il placcaggio iniziale di Wilkinson che recupera Murphy, che ha negato a Hickey il 2 contro 1. E poi qui da quasi fermo Wilkinson abbraccia l'avversario, lo alza in quello che viene ora considerato spear tackle e anche un po' vietato, e lo rovescia. Si prepara per il drop e centra i pali Johnny Wilkinson. Good break by Lawrence. Va, vola Dall'Aglio. Support now from Matt. C'era il sostegno prima di Beckham, ma il pallone è recuperato da Dawson. Attenzione Dall'Aglio. Wilkinson. È un altro drop di Johnny Wilkinson. Quite brilliant by Johnny Wilkinson. Non così facile quest'ultimo, eseguito in velocità e con tanta pressione addosso, poco angolo, ma l'esecuzione è a gamba bloccata, frustata sul pallone, secco. Dall'Aglio protects the ball from Matt Dawson. Dawson che va con Wilkinson alla liberazione. Coast to coast in pratica. Tutto bene per l'Inghilterra. Irlanda ovviamente che ha perso, si è infranto il sogno. Wilkinson a far la differenza.
punti su punti per la sua Inghilterra. Ed è anche man of the match. Ancora. Gambetta meccanica. E grande slam per l'Inghilterra di Martin Johnson, ma possiamo anche dirlo di Johnny Wilkinson. Ed eccolo qui, il man of the match, nella partita più importante. Ha droppato di destra, ha droppato di sinistro, ha fatto tutto. E questo è il trofeo delle Sei Nazioni, grande slam per l'Inghilterra di Woodward, di Martin Johnson e di Wilkinson. È difficile occuparsi di tutto, specialmente quando hai già lo stress della settimana addosso. Dopo che hai parlato, che hai riflettuto sui motivi per i quali bisogna giocare, una settimana molto lunga, molto pesante. Devo dire che oggi è stato il giorno più lungo della mia vita. Mi sono svegliato chiedendomi perché facessi tutto questo. La sensazione è stata pesante. Ci sono così tante partite e vuoi essere sicuro che tutto sia a posto. Ma l'ingresso in campo è il momento che preferisco, perché a quel punto hai tutto sotto controllo, per quanto possibile, e fai quello che secondo te è giusto. È finalmente il rugby. Avevamo bisogno di una grande performance e credo che l'abbiamo realizzata. John! Ginocchia su e giù. Passi più piccoli. Guarda avanti. Avanti e indietro. Piede destro, avanti. È il desiderio che porta risultati. Tre. Piede sinistro avanti. Non la paura, il desiderio. Giocai contro di lui quando cominciò con il Newcastle. E fu molto interessante. Lo guardavo durante la partita. Era molto coraggioso. Lui non è molto grosso, eppure colpisce in modo ben più forte di quello che ti aspetti per uno del suo peso. E credo che tutto l'approccio in termini di difesa e di attacco è qualcosa che mi piace in lui. Non si sottrae mai al suo dovere, spinge fino in fondo. Ho giocato contro di lui nel mio ultimo anno a Newcastle. Rob Andrews giocava ancora e io rimasi stupefatto dal suo gioco. Cercai di placarlo una volta, ma mi ritrovai ad abbracciare l'aria, quindi piedi ottimi, ottimo calciatore anche se molto giovane. Credo che avesse circa 18 anni ed era perfino difficile capire se fosse destro o sinistro perché calciava allo stesso modo con entrambi i piedi. Quindi era davvero un giocatore di grande talento, veramente grande. Obviously a very talented player. Wilkinson going for the drop goal to show the left boot. Mi scrivono delle lettere. Io le leggo e poi le passo a mio padre. Mandano anche delle email al suo indirizzo. Quindi, in ogni caso, le leggiamo tutte. A che servono questi, Johnny? Per i ragazzi di una scuola che sono venuti a vedere la partita di domenica. Ho autografato qualche biglietto per loro. Ma quando sono tornati a scuola li hanno plastificati e si sono anneriti tutti. Poi mi hanno anche mandato delle foto. Delle foto che hanno scattato quel giorno. Questa è una delle qualità più tenere che ha. Rimane in piedi per delle ore a firmare autografi per i bambini. Anche dopo una partita, quando magari è nervoso perché la squadra non ha giocato bene e magari anche lui non ha brillato e magari hanno anche perso, lui rimarrà comunque lì a firmare gli autografi. E questo è meraviglioso. Lui si rende conto che fa parte della sua vita. Johnny è veramente un ragazzo dal cuore d'oro. He's a very well managed human. Just
Per Lindsay. Lindsay. È una mail? Sì. Età? 20-30. So per chi è, quindi non dico nulla. Beh, se è una donna, normalmente o è sopra i 60 o sotto i 10. Quella sembra essere la fascia d'età dove vado per la maggiore. Si diverte a fare quello che fa, ma a volte è molto duro con se stesso. Se non calcia come vorrebbe, o se i suoi passaggi non sono eccellenti, o il suo scatto, o qualsiasi altro aspetto della sua preparazione non va a dovere, o meglio, non rasenta l'eccellenza, allora diventa molto duro con se stesso. Non tutti si rendono conto di quello che serve per arrivare al vertice in qualsiasi aspetto della vita. Credo sia necessaria una certa ossessione. Lui vuole migliorare in tutti gli aspetti. Questo significa essere un giocatore di livello mondiale. Se lavori 24 ore al giorno, superi il limite, finisci per perdere il mordente, la volontà. Credo che la sua evoluzione stia nel cercare, in parte, uno sbocco attraverso altri interessi. Credo che abbia bisogno di compagni che gli dicano: «Ehi, Johnny, stupendo, perfetto, ma dai, ora facciamo questo o quest'altro», e lo trascinino fuori da questa ossessione per il rugby. Per riuscire in qualcosa del genere hai bisogno di una ragazza o degli amici. Deve togliere il piede dal pedale in termini di intensità e deve fare tutto quello che ha fatto fino ad ora, ma magari divertirsi un po' di più. Credo che ci sia un'altra buona percentuale che può venire fuori e sbaragliare le persone. Se ci assicuriamo che non si procura degli infortuni, quando arriverà a 31 anni sarà diventato un giocatore fenomenale, perché può fare qualsiasi cosa. Ora. Non riuscire a fare questo tutti i giorni significherebbe un grande shock per me. Credo che se mi fermassi a sedere avrei dei grossi problemi. Se mi fermassi e mi avvilissi potrei avere una crisi. Allora farei subito qualcos'altro. Mi darei altri obiettivi da raggiungere. Comunque farei qualcosa di completamente diverso. Credo che io debba sempre trovare un modo per produrre adrenalina. Se non potessi competere in questo sport, magari ne farei un altro. Questi ragazzi devono essere preparati atleticamente, perché devono affrontare sforzi violentissimi. Ho degli amici che vengono dagli Stati Uniti e quando vedono gli incontri di rugby pensano che siamo tutti matti. Ma non si mettono i caschi, le protezioni o cose del genere. Non riescono a capire come questi ragazzi possano resistere a sollecitazioni così forti. Il rugby è uno sport che avrei voluto praticare di più. Una volta sono stato espulso da una partita dopo 20 minuti. Wilkinson... E arriva in ritardo questa volta. Janos Lavoskak potrebbe ricevere un cartellino. Ed è infatti rosso. Cartellino rosso per Lavoskak per gioco pericoloso ai danni di Johnny Wilkinson. Il Sudafrica rimane con 14 uomini. Adoro la competitività di una partita di rugby di buona qualità. L'aspetto fisico, l'impatto, si scontrano con una potenza inaudita, vogliono vincere. Ma alla fine si stringono la mano ed escono per una birra. La birra sarebbe stata più che sufficiente anche per me. La uso per rilassarmi. Comunque, quei ragazzi sono grandi. Io adoro il rugby. E credo che si debba andare a Twickenham per rendersi conto di quanto questo sport sia amato nel paese. Ormai Johnny non lo vediamo spesso. Ricordo che è venuto 3 anni fa, quando cominciava a giocare per l'Inghilterra e ci ha dato qualche dritta. Ha giocato con i tre quarti della nostra prima squadra e gli ha insegnato molti schemi nuovi sui quali loro si sono esercitati.
Lui aveva 20 anni all'epoca e stava lì con ragazzi che avevano 30, 35 anni, che giocavano nella nostra prima squadra e che pendevano dalle sue labbra, perché era un giocatore che aveva giocato ad alto livello, ben più in alto del loro, che stava dando loro una lezione su come sviluppare il gioco. Quello che mi piace in effetti è farlo. Stare lì con tutti i vestiti strappati è una cosa un po' diversa. Quello che non mi piace invece è farlo davanti a tanta gente. Comunque di solito io non guardo le mie foto. Questo è il mio aspetto normale alle 2 di notte. Non sono poi tanto diverso, a parte l'odore. Non credo di aver mai visto una pubblicità con una mia foto. Meglio così. Non è a questo che punto. A me dicono: domani hai un servizio fotografico. E per me questo vuol dire che so che devo andare. Ma io non penso mai a quello che devo fare, a quante foto mi scatteranno o a quanti manifesti verranno stampati o dove li affiggeranno. Quindi non pensi che un giorno ti dedicherai a fare il modello? Io non credo di avere le capacità per farlo. Sì, a essere sinceri, è un'esperienza tutta nuova e per certi versi anche interessante. Ma dentro di me mi sento un po'... Insomma, non mi sento a mio agio. Io cerco di impegnarmi, però... Insomma, ti stai abituando? Tu dici? Ma funziona? Stai molto bene. Allora siamo a posto. Volevo fare una bella figura. È bello pensare che ci siano delle industrie che ritengono che tu possa rappresentarle come loro desiderano, per un particolare prodotto. È una bella sensazione, ma a volte faccio un po' fatica. Forse come personaggio pubblico è ancora un po' riservato. Guardingo. Ma forse è una sua scelta. Non so, ma magari preferisce essere personaggio nella squadra, tra i ragazzi di cui si fida e che si fidano di lui. È cresciuto per carattere e come persona. È il leader al quale loro guardano. Si prefigge degli standard elevatissimi, ma se li prefigge da solo. Johnny è sempre lui, accetta solo il massimo, e questo è stupendo, perché è quello di cui abbiamo bisogno noi qui. È uno dei capitani che trascinano, che danno l'esempio, che guidano dal campo, sul campo. Tutto per lui deve essere perfetto. Lui vuole sempre dimostrare quanto si possa far bene, affinché seguiamo il suo esempio. C'è una ragione particolare per cui ti svegli presto? Beh, intanto vorrei togliermi di mezzo gli esercizi per i calci, in modo poi da avere tutto il giorno libero. Intanto tolgo di mezzo questi cereali che ho fatto cadere sulla tavola e li butto nell'immondizia. Metto tutto nella macchina di mio fratello. Mio fratello è anche il mio migliore amico. Io conto su di lui per qualsiasi cosa e spero che anche lui faccia lo stesso. Ci aiutiamo a vicenda, facendo in modo di evitare che l'altro finisca per impazzire. Quindi ci tiriamo su, a vicenda, ma non solo. Lui gioca anche al club, quindi stiamo insieme 24 ore su 24. Per qualcuno questo potrebbe sembrare un incubo, ma in realtà le cose vanno a meraviglia. Io credo che sia stato proprio questo a permettermi di riuscire a fare quello che faccio. Nel modo in cui mi piace farlo.
Credo che lontano dal campo da rugby sia una persona diversa. Secondo me suo fratello lo aiuta ad affrontare la pressione alla quale è sottoposto e credo che se non ci fosse suo fratello sarebbe un po' più stressato. Sta bene con lui, si rilassa quando c'è il fratello e si sente a suo agio quando c'è Sparks. Quando si spostano lo fanno praticamente sempre insieme e quando uno dice una cosa subito anche l'altro aggiunge un commento. Sembrano una coppia sposata. Ma si sta bene con loro, non è che li vedi camminare mano nella mano o cose strane di questo genere. Non c'è niente che vorrei cambiare della mia vita. Sono contento di quello che ho e di quello che ho raggiunto. So quello che voglio raggiungere e il lavoro che devo fare per raggiungerlo. Credo che questa sia la mia vita per il momento. Fissare un obiettivo e cercare di raggiungerlo. Sono come il giorno e la notte. Non si poteva pensare a due persone più differenti tra i giorni che vediamo sul campo da rugby o quando si allena e quando è fuori. Sul campo è sempre concentrato, ma fuori si vuole rilassare ed è un bambinone, insomma, si diverte, gioca, beve e per ora non aggiungo altro. È veramente molto simpatico. Gli ultimi due o tre anni, tra i 21 e i 23, sono stati molto simili. È difficile, quindi, socializzare, soprattutto quando si passa così tanto tempo, anche quello libero, al lavoro. Quindi mi piacerebbe raggiungere un maggiore equilibrio. Mi piacerebbe fare quello che fanno i ragazzi della mia età. Sono cose che non voglio perdermi solo perché sono concentrato su di me, sulla mia volontà di diventare capitano e su quello che ora ho e che non voglio perdere. Insomma, mi diverto molto, ma credo che presto verrà fuori qualcosa che mi permetterà di raggiungere un equilibrio. A volte penso che io debba impegnarmi e andarmelo a cercare, questo equilibrio. Un altro impulso alla Wilkinson. E quest'anno abbiamo giocato a Grenoble una partita per gli europei, una serale. Eravamo in un albergo perso nel nulla. Nessuno sapeva cosa fare. Johnny ed io trovammo un tavolo da ping pong nel campo di bocce, lo alzammo e lo portammo davanti al ristorante e rimanemmo a giocare fino all'una e un quarto per passare il tempo. Poi siamo tornati domenica e il giorno dopo siamo andati subito a comprarci un tavolo da ping pong. Lo compriamo e una settimana dopo arriva questa meraviglia costruita da Phil Wilkinson e figlio. E lo abbiamo messo nel corridoio perché pensavamo fosse il posto migliore, ma al momento non abbiamo fissato tornei o cose del genere. Ma ci arriveremo presto, credo. Credo proprio di sì. Vado a Londra, al Peniel Park Hotel, dove andiamo sempre con l'Inghilterra, perché ci sono tre partite importanti contro tre nazionali dell'emisfero sud, che saranno molto intense. Ora devo entrare nell'ordine di idee di giocare per l'Inghilterra. Devo pensare agli schemi, prepararmi per quelle che saranno tre settimane molto intense e tese. Le manca Johnny quando va in trasferta? No. È quasi un sollievo. Mi fa sempre preoccupare. Quindi quando se ne va lo lascia fare, è al di fuori dal suo controllo. Sì, ma la prendiamo bene. È grande, sa badare a se stesso. Quando devi giocare in nazionale a Twickenham, passi il tempo qui. Sì, questa è la mia stanza. Quello è il piano superiore. Sono qui da due settimane e non sono ancora mai salito, a dire il vero. Bei letti, un bagno stupendo. Insomma, è un luogo perfetto, dopo un meeting. Ci si può rilassare. Se fosse stata una stanza piccola, magari sarebbe stato più difficile rilassarsi. Basta venire qui, accendere la TV e passa tutto. Recentemente per me c'è stata una situazione strana. C'era qualcosa che non volevo si menzionasse, di cui non volevo che si parlasse, o mi parlassero. E mi assicurarono che non sarebbe successo,
Insomma, era una questione di fiducia. Invece poi questi argomenti sono venuti fuori. Questo mi ha logorato. Non solo, è stato un momento difficile. Non mi era mai successo prima. Pensavo che fossero persone di cui fidarsi. Non ho capito subito. Ma di certo ho imparato la lezione. Ora mi sento a mio agio, come prima. Sono più consapevole di quello che faccio e di quello che dico. Pensavo che tutto sarebbe andato liscio. Questa forse è la prima volta che è andata così. Io non capisco perché la gente si interessi a cose del genere, specialmente cose che riguardano me. Non capisco. Per me è un onore rappresentare il mio paese, la mia squadra. E questo è quello che voglio fare. Non voglio parlare di questi argomenti. Beh, siamo stati obbligati nella situazione in cui ci trovavamo. Questa è la parte difficile, quindi c'era bisogno di imparare. Se facessi a modo mio andrei semplicemente in campo a giocare, ma bisogna guardare anche questo profilo. E se le persone vogliono capire quello che pensi, beh... Sei nervoso prima di un incontro? Sì, molto. Un'ora prima della gara. È allora che comincia. Prima sono a posto. E parli mai con lui prima di una partita? L'altra sera ci siamo sentiti per telefono alle 10:30. Giusto una chiacchierata veloce. Per assicurarmi che sia a posto. Non è che si possa fare molto di più. Quando ci incontriamo con i ragazzi, si è sempre un po' tesi. Quando sei con loro sei sempre sotto pressione, sei un po' nervoso. Beh, con loro è difficile non ricadere nella routine, anche se sono diversi. Così con loro mi sento al sicuro. È come se mi tenessero lontano lo stress. Sono meno preoccupato per tutto. Ed è per questo che mi piace frequentarli. È bello stare con persone che non si vedono tutti i giorni. Io non ci entro là dentro. Sapevo che sarebbe stato un disastro cercare i vestiti. Non ci rimaneva che andarci a divertire con il ballo. Un classico. Quello sarebbe un classico? Dai, Johnny, lo sai come funziona? L'hai fatto la settimana scorsa. Mi obbligano, io non lo sopporto. No, dai, spingi start. Non posso. Ma dai, comincia. Devi fare tu un giro. Me l'hai fatto fare la settimana scorsa. E allora faccio io un giro. Aspetta, aspetta. No, 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 mi sto divertendo, eh. Almeno quello ha messo fine alle nostre discrete gite a Guildford. Non ci torniamo più. Il tuo risultato migliore finora è 4. Aspetta, aspetta, dammi tempo, dammi tempo. Perfetto. Perfetto. Sì. Grande. Ah, sei bravo. Che ne dici allora? Allora? Bene, bene. Questa è la tua ultima passione, un modo per rilassarti. Sei riuscito a suonare un po' da quando sei qui? Sì, cerco di fare piano per evitare che qualcuno possa sentirmi e prendermi in giro. È per questo che cerco di fare piano. E quando ho finito, di solito nascondo la chitarra in modo che nessuno possa vederla. Mi vergogno un po'. Ma tanto non mi vedranno. E io imparerò. Farò come con i calci. Mi allenerò e fino a perdere la sensibilità sui polpastrelli. E alla fine suonerò benissimo. È nervosa prima di una partita di Johnny? Sì, divento estremamente nervosa e quindi preferisco tenere gli occhi chiusi per la maggior parte della partita. Ma andrà bene, avremo un po' di sostegno per andare avanti. Dì, sei nervosa prima di una partita? Ah, in realtà bevo e mi passa. Basta, non mi riprendete. La tradizione quando sei capitano è che ogni giocatore ti porta un drink. 21 drink. Quindi sei a un decimo del percorso. Normalmente per te prendi dell'acqua. Poi al nuovo capitano dai una vodka doppia o qualcosa tipo un triplo whisky. Quindi
Presi un bel po' di drink, vari bicchieri di vino, vino rosso, che mi fa stare sempre male. E a quel punto decisi che avevo bevuto abbastanza. Era la prima cena mista, nel senso che c'erano anche le ragazze. Al mio tavolo c'erano tutte le mogli. Era la prima volta che vedevano quella tradizione barbara. Quindi sono state tutte dalla mia parte. Ho avuto la loro solidarietà. L'ho giocata così e racconto sempre questa storia. Mi sono alzato, ho preso il mio cappello. L'ho fatto per il rugby. Io vivo per il rugby. Credo che Johnny sia un giocatore raro. Penso sia uno di quei giocatori, nel rugby come nel cricket c'è sempre, uno di quei ragazzi che viene fuori ogni tanto. Ecco, Johnny è così. Per me è uno dei più forti talenti sportivi che abbia mai visto. La sua determinazione, la sua forza. Johnny riesce a buttar giù ragazzi che sono il doppio di lui. È uno sportivo straordinario, quello che vorresti sempre in squadra, e credo che abbia tutte le qualità necessarie. Lavora e si allena sodo. È molto concentrato. Ma è proprio per questo che è Johnny Wilkinson, e non credo che ci sia un numero 10 migliore nel mondo del rugby. Allora, Johnny, di cosa ha bisogno il nostro principiante? Quella è una chitarra? Sì, infatti. E quello è un violino? È un violino? Non è un violino. Hai idea di cosa cercheresti? Questo è scritto in una lingua straniera. Oh, Coldplay. Top loader. Ora guardiamo. Il tuo idolo. Stai leggendo come se sapessi che significa. Aspetta, voglio comprare una cosa. Però è ingiusto, questo è come mettere un bambino in un negozio di caramelle. Che strumento hai suonato lo scorso anno in Australia? Ti ricordi? In giardino? Il triangolo. Il triangolo? Beh, allora stai facendo passi avanti. Già. Non ci riesco. Non sono mai in forma la mattina. Proprio non ce la faccio a svegliarmi e a saltare subito fuori dal letto. Ho bisogno di tempo per prepararmi. Quindi mi sveglio sempre con molto anticipo. Poi ho un piccolo attacco di panico al pensiero che ho la partita. Perché c'è molta pressione su di me. Insomma, torno a dormire, mi risveglio, torno a dormire. E poi sono pronto, quindi mi posso alzare e affrontare la giornata. Penso che dovrò affrontare almeno un'altra decina di anni così. Era tradizione che una volta salito sul pullman che lo portava a Londra, in un'ora di viaggio, tutti cantavano una canzone con i loro cappellini nuovi. Qual era la tua, Johnny? Dopo la partita ho avuto un attacco di panico. Ho bevuto 2 pinte di birra. Il tuo consumo di alcol sembra essere aumentato questo pomeriggio. Per quanto mi ricordo, hai bevuto solo 2 semplici bicchieri. Credo che fossero birre. E io ho cantato la canzone All Things Bright and Beautiful. E ho pensato che fosse la prima volta. Alla gente non è piaciuto. Io pensavo che fosse una canzone allegra, che potesse andare bene. Non importa quello che canti, l'importante è urlare. Ti dicono di sedere e ti siedi, ti dicono di alzarti. Era la prima volta, c'erano anche le ragazze, quindi ho dovuto esibirmi di fronte a ragazzi e ragazze. Io non riesco a esibirmi davanti a nessuno, figuriamoci davanti a delle donne. Parlaci di questo. Ero a Jesmonds un giorno, vicino alla città. Stavo camminando e passeggiavo in un momento di riflessione. Quando l'ho visto, questo è un quadro particolare, una forma di espressione che riflette la mia personalità. Quella figura solitaria spiega molto della mia personalità. Il fatto che non ci sia nessuno intorno descrive la mia abitudine ad essere solo, la mia solitudine. I colori usati per me
trasmettono ottimismo. È per questo che mi piacque. Quindi credo che lo appenderò in camera mia. Spero che quando mi ritirerò sarò ancora in forma, intorno ai 30 anni, e spero di aver raggiunto tutti i miei obiettivi. Poi farò qualcos'altro nella vita e vedrò cosa succede e deciderò. Non sono bravo a pensare che cosa farò in futuro, ma so quello che voglio fare nei prossimi anni. Se dovessi pensare al domani, sarebbe un domani senza rimpianti. Anche avendo vinto molto ed essendo nelle condizioni di riposare, vorrei andare in pensione tranquillamente. Mi piacerebbe finire essendo pienamente soddisfatto e capace di vivere altre esperienze, per le quali finora non ho avuto tempo. Magari cose che ho perso o che ho dovuto sacrificare. Devo avere ambizioni, avere obiettivi, altrimenti non saprei che cosa fare del mio tempo. Quindi alcuni momenti sono per me, altri sono per la mia squadra e altri per il successo, con il Newcastle, l'Inghilterra. E così, quando attaccherò gli scarpini al chiodo, potrò dire: ho ottenuto il massimo. E la chitarra? Ah, non riuscirò mai a farne a meno. Certo, con i prossimi incontri dell'Inghilterra sarà un po' difficile, ma quella è sicuramente la mia strada, il mondo del rock. Mi alzai la mattina con 3 energy drink accanto a me. E allora mi resi conto che o la moquette era fatta di pollo e manzo, oppure avevo vomitato tutta la notte. Quindi mi alzai e continuai a vomitare ancora sul pullman della squadra. E non riuscivo a nascondere il mio imbarazzo. E quindi non l'ho più fatto. Ho imparato presto la lezione, no?